Va bene, allora andiamo a volgere queste frasi al plurale. Io sono peruviano. Come sarebbe al plurale? Noi siamo peruviani. Noi siamo peruviani. Molto bene. Ecco, molto bene. Con la I. Si vede quello che sto scrivendo, ragazzi? Ragazze? Si vede? Seguente. Tu sei argentina. Tu sei argentina. Poi siete argentine. Poi siete argentine. Lei è spagnola. Loro sono Loro sono spagnoli. spagnole. Bene. Io sono iraniana. Noi siamo iraniani. Iraniane, bene. Tu sei brasiliano. Voi siete Brasiliano. brasiliani. Brasilia. Mini. Sì, molto bene. Lui è venezuelano. Loro sono spagnoli. Venezuelani. 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 Bene. Adesso attenzione, dobbiamo volgere al plurale o al singolare, dipendendo dal caso. Va bene? Cominciamo. Noi siamo americane. Come sarebbe singolare? Io sono americana. No. America. Io sono brasiliana. Noi siamo brasiliani. Voi siete boliviani. Lui è boliviano. Tu sei boliviana. Tu sei boliviano. Tu sei boliviana. Loro sono cilene. Lei è chilena. Sono Chilena. lei Lei è chilena. chilena. Tu sei uruguayana. Voi siete uruguayani. Ne. Poi Uruguayani. Uruguay. Siete anni. Uruguayana. Molto bene. Così sarebbe. Molto bene. Sì, bene, bene, bene. Molto bene. Andiamo avanti. Adesso andiamo a fare un esercizio, però lo faremo in gruppi. Questo esercizio lo faremo in gruppi. In che consiste? Dice Paolo italiano. Osservate l'esempio. Paolo italiano. Paolo italiano. Ci danno solamente due dati, Paolo e l'altro dato italiano. Che cosa dobbiamo fare con questo? Fare una frase così. Lui è Paolo, è italiano. D'accordo? Con la persona, diciamo, lui è italiano. Lui, scusa, lui è Paolo e questa persona è italiana. Così dobbiamo fare con Maria, brasiliana, Amit, marocchino, Diego e José, argentini, Maria e Carmen, spagnole, Susanne, tedesca, John e Larry, americano. Va bene? Allora, andiamo a fare dei gruppi, ragazze, per favore, facciamo dei gruppi. Mutino, facciamo dei gruppi. Scusi, lui è Amit, è marocchino. Molto bene. Nuria, Diego e José, argentini.
Loro sonó, Diego es José, sonó Argentina. Ni, con i, ajá. ¿Por qué más quiere? Molto bene. María e Carmen, españoles. Daniela. Loro sonó, María y Carmen, son españoles. Molto bene. Pilar, Susanne Tedesca. Ley es Susanne, es Tedesca. Brava, molto bene. Nuria, John e Larry, americani. Loro sono John e Larry, sono americani. Perfetto, molto bene. Eccellente, bene, bene, molto bene. Bravi, 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 brave ragazze. Bene, adesso andiamo a ascoltare un audio che ci dirà un poco come si pronuncia, o come, sì, come si pronuncia certe lettere in italiano, d'accordo? La S con una consonante suona S, e questo gruppo, diciamo, è un gruppo con una S forte. Studente, sete, borsa, espresso. Il seguente gruppo, che è questo gruppo, diciamo che è una S sonora. Questa S sonora si usa quando la S si trova con due vocali. Tra due vocali vediamo una S. Questa S deve essere sonora. Che significa sonora? C'è una piccola vibrazione. Musica. Casa, cosa. Vedete? Uniamo i denti e facciamo una piccola vibrazione. Z. E si utilizza questa S sonora anche con certe consonanti, no? Con la V, svizzero, svizzero. Con certe consonanti si usa questa S sonora. Bene, la S, la C e la I suona sh, i, con la i e con la e, sci, sce, va bene? Prosciutto, pesce. Infine, la S, la C e la H suona chi, che, d'accordo? Chi, che. Molto bene. Allora, vediamo per favore come suona. Ascoltiamo. Unità. Unità introduttiva, traccia 6. Basso. Sabato. Schermo. Uscita. Sport. Conoscere. Frase. Bene, l'audio anteriore, l'audio 5, non ce l'avevo, però stiamo ascoltando l'audio 6. L'audio 6 è per completare. Qui, d'accordo? Se potete scriverlo nel quaderno, scrivete. Se lo potete scrivere nel libro che avete stampato, scrivete nel libro che avete stampato. Va bene? Ascoltiamo ancora e scrivete. Unità introduttiva.
Traccia 6. Basso. Sabato. Schermo. Uscita. Sport. Conoscere. Frase. Bene, adesso ascoltiamo e vediamo la soluzione. Unità introduttiva, traccia 6. Basso. Basso, così. Sabato. Sabato, così. Schermo. Schermo, così. Schermo. Uscita. Uscita. Sport. Sport. Conoscere. Conoscere, nuovamente. Frase. E questa con la S sonora, no? Frase. Frase. Tra due vocali c'è una piccola vibrazione della S. Frase. Molto bene. Pilar, Daniela, Nuria, come è andato? Come avete scritto? Qualche difficoltà? Uscita. Uscita, sì. Uscita. Uscita, sì. Probabilmente, sì, perché no, no, non esiste questo suono, no? In spagnolo. Uscita. Non esiste questo suono. Secondo, forse esiste dove esiste nell'inglese, no? Sheen. Forse nell'inglese sì esiste questo suono. Va bene, va bene. Comunque, piano piano andremo a imparare queste parole. Scusate, questi suoni li impareremo. E comunque, nell'approfondimento grammaticale, parla un poco di questa pronuncia. Andiamo a vedere un momentino, vediamo l'approfondimento grammaticale che ho imparato il martedì. Osservate l'approfondimento, questo PDF che ho inviato il martedì, ricordate? In questo approfondimento dice, vedete, il suono K. Dove? Caffè, ascoltare, Colosseo, chiave, zucchero, eccetera. Questo. D'accordo? Questa simbologia è una simbologia universale. Eh? Se io lo scrivo, lo trovo in un dizionario inglese, sappiamo che è c, c. Seguita da una E o una I. Suona c. Ciao, cinema, limoncello. Poi, g, osservate, g, questa è la simbologia, g. Si pronuncia g con la A, con la O, con la U e con la H. Gatto, galleria, gondola, singolare, lingua, spaghetti, ghiaccio. Questo, g, g, g. Se è seguita dalla E e la I, come pagina. Parmigiano, gelato. Z, la Z all'inizio della parola che si trova due vocali come zero, zaino. Sì. Che precede i gruppi io, ia, ie o è preceduto da una consonante come azione, canzone. Va bene. Quello che stavo dicendo. La S normale e la S sonora. Quando si usa la S normale? La S normale
diciamo, quella che si usa, che noi conosciamo in spagnolo, quando la S è a inizio parola o preceduta da una consonante, è seguita da una F, una P, una Q, una T, come in borsa, sete, studente, o quando è doppia come in espresso, basso. Così si pronuncia una S normale. Quando è una S sonora, con vibrazione, attenzione, si usa la S sonora quando la S si trova tra due vocali. Casa, paesano, paese. Va bene? Due vocali. O prima di, attenzione, B, D, G, L, M, N, R, V, si utilizza la S sonora. Per esempio, svizzero, svizzero. Vedete? C'è un denti, una piccola vibrazione. Va bene, allora lasciamo qui per il momento questo approfondimento. Ripeto, l'ho già inviato sul WhatsApp perché possiate leggere, osservare, forse. Se voi avete qualche curiosità, questo approfondimento grammaticale vi aiuterà moltissimo. Bene, torniamo alla lezione. Allora, andiamo alla pagina, che pagina è? Pagina 10 del libro, pagina 10 del libro. Dice: il ragazzo o la ragazza? Ascoltate delle frasi, poi in coppia abbinate le immagini dalla A alla H alle frasi 1, dall'1 al 6. Attenzione, ci sono due immagini in più. Ci sono due immagini in più. Allora, ascolteremo e poi mi dovete dire a quale immagine corrisponde il suono, d'accordo? Ascoltiamo per favore. Unità introduttiva. Traccia 7. 1. Questa è la macchina di Paolo. 2. Ah, ecco le chiavi. 3. Gli studenti di italiano sono molti. 4. No, questo non è il libro di Anna. 5. Il calcio è lo sport più bello. 6. Scusi, è questo l'autobus per il centro? Unità introduttiva. Traccia 7. 1. Questa è la macchina di Paolo. 2. Ah, ecco le chiavi. 3. Gli studenti di italiano sono molti. 4. No, questo non è il libro di Anna. 5. Il calcio è lo sport più bello. 6. Scusi, è questo l'autobus per il centro? Va bene, vediamo. Numero 1, questa è la macchina di Paolo. Che lettera è? A, B, C, D, E, F, G o H? G. B. Molto bene. La G. G1. Perfetto. 2. Ah, ecco le chiavi. Che lettera è? C.
Sì, molto bene. Sì. Numero 3. Gli studenti di italiano sono molti. Gli studenti di italiano sono molti. Che lettera? B. B, molto bene. B3. Seguente. No, questo non è il libro di Anna. Di, molto bene. B4. Il calcio è lo sport più bello. F, molto bene. Scusi, è questo l'autobus per il centro? H. Molto bene, H. Perfetto. Bene. Unità introduttiva. Bene, scusate. Adesso, ragazze, che cosa sentite? Questa è la macchina di Paolo o sentite questa è la macchina di Paolo? Che cosa sentite? Questa è la macchina. Pilar, Nuria, che sentite? La o l? Questa è. Questa è la. Questa è la. La, molto bene. La, molto bene. La, la macchina. Seguente, che cosa sentite? Ecco i chiavi o ecco le chiavi? I chiavi. Che sentite? Gli studenti di italiano sono molti o i studenti di italiano sono molti? Gli, molto bene. Gli. No, questo non è lo libro di Anna o questo non è il libro di Anna? Il libro. Molto bene, il libro. Il calcio è lo sport più bello o il calcio è il sport più bello? Lo sport più bello. Molto bene, lo. Così. Più bello. È questo il autobus per il centro o è questo l'autobus per il centro? L'autobus. Ascoltiamo, Unità introduttiva, traccia 7. Uno. Questa è la macchina di Paolo. Due. Ah, ecco le chiavi. Tre. Gli studenti di italiano sono molti. Quattro. No, questo non è il libro di Anna. Cinque. Il calcio è lo sport più bello. 6. Scusi, è questo l'autobus per il centro? 7. Bene, bene, molto bene. Allora, adesso dobbiamo con, diciamo, in base all'anteriore, vediamo un poco. Quando si utilizza la? Attenzione. La si utilizza quando inizia con consonante, d'accordo? Macchina. Le si utilizza quando è femminile plurale, con consonante. Gli si utilizza quando inizia con S, però non solo una S, è una S con consonante. In questo caso, ST. Al plurale si dice gli. Poi, il si utilizza quando inizia con che? Chi mi può dire? Il, quando si utilizza? Secondo questo.
guardándolo puesto. ¿Cuándo se puede utilizar il? Masculino. Maschile, molto bene, e inizia con. Consonante. Perfetto. Molto bene. E poi abbiamo un articolo nuovo, lo. Questo articolo quando si userà? Secondo che voi potete osservare, quando è che si usa lo? Quando è che si usa lo? Voi che state osservando. Allora? No? Niente? No. Quando inizia con S è consonante maschile. S con consonante maschile. Si usa lo. E l'ultimo sì è facile. L con apostrofo. Quando si usa? Vocale. Molto bene. Quando inizia con vocale? Singolare o plurale? Singolare. Perfetto. Singolare. Adesso vediamo. Ragazzo. Quale sarà l'articolo di ragazzo? Singolare maschile. Il ragazzo. Molto bene. Albero. Con apostrofo, no? L'albero. Si pronuncia l'albero. Studente. S con consonante. Che sarà? Studente. S con consonante. Lì. Ah, sì, molto bene. A plurale sì è gli, però al singolare? Sì. Lo. Lo. Lo, molto bene. Lo. Plurale di il. I, plurale di L con apostrofo, gli. Quando è maschile, gli. E plurale di lo è gli. D'accordo? Bene. Questo è solamente il maschile. Maschile. Ok, maschile. Vediamo adesso il femminile. Quando si usa la? Inizia con una consonante. Quando uso L apostrofata? Femminile con vocale. Il plurale? Il le. Plurale? Le. Le. Molto bene. Le. La ragazza, le ragazze. L'isola, le isole. Poi ragazzi, voglio centrarmi un minutino in questa parte. Voi direte come mai si utilizza lo? Lo si sta utilizzando quando abbiamo una S all'inizio. No? Una S che viene da sola, allora come che ha bisogno di essere accompagnata. Allora accompagniamo questa S con la O e la pronuncia deve essere così, così si deve pronunciare. Los, los studenti. E al plurale si deve pronunciare gli's, gli studenti, gli studenti. Cioè, quello che stiamo dicendo è che se noi vediamo doppio suono, devo usare un lo. Lo studente. Professore, con la Z funziona uguale. Perché nel fondo la Z è una combinazione di che cosa? Di una T con una S. Lo. Sì. Sì. Plurale? Glizzi. Va bene? Questo
lo utilizzano, diciamo, gli italiani hanno creato questa regola sicuramente per appoggiarsi, no? Perché la S non rimanga da sola. Una vocale venga nel suo aiuto, no? Lo studente, lo zio, gli studenti. Molto bene. Bene, adesso andiamo alla seguente parte. Andiamo a fare degli esercizi. Che è successo con la musica? Bene, allora, stavamo dicendo. Adesso, attenzione, stivali, maschile, plurale, e inizia con una S con consonante. Che posso utilizzare? Gli, la, il, i, l' apostrofata, gli, il o lo. Che uso? Stivali. Maschile plurale. Ok. Sì. Gli, no? Gli. Sì, molto bene. Gli stivali. Gli stivali. Molto bene. Numero due. Che uso? La, il o lo? Zaino. Zaino. Che uso? No. Attenzione che zaino u inizia con Z. Lesson. Z. Lo, molto bene. Lo sai. Lo sai. Lo sai. Attenzione, zia, femminile, zia. Zia. La zia. La zia. La zia. Seguente, panino, maschile, consonante. Il panino, molto bene. Bene. Aerei, aerei. Plurale maschile. Gli, molto bene. Gli, aerei. Opera. Vocale. Opera. Opera. Inizia con vocale. La opera. Allora, abbiamo il, o il, una di queste tre. L'opera. Il o il. Sì, sì. Qual è? Opera femminile. L'opera. L'opera, apostrofo, perché inizia con vocale. Bene, abbiamo due opzioni. Numeri, museo. I numeri. I numeri, il museo. Molto bene. Bene, facciamo un ripasso. Quando usiamo gli, quando è plurale, maschile, e inizia con una S con consonante. Secondo caso, perché abbiamo usato Z? Scusate, perché abbiamo usato lo? Perché la parola maschile iniziava con Z. Numero 3, perché abbiamo detto la? Femminile. Femminile, molto bene. Consonante. Panino, perché abbiamo detto il? Maschile.
maschile e inizia con e inizia con consonante. Bene. Seguente. Gli aerei. Gli aerei. Perché gli? Maschile. Molto bene. Maschile con vocale, ma e plurale. Molto bene. Seguente. L'opera. Perché con apostrofo? Femminile. 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 Vocale. Vocale. Seguente. Numeri. Maschile. Maschile con sonore. Plurale. E l'ultimo. Il museo. Perché? Perché il? Maschile con sonore. Maschile con sonore. Perfetto. Molto bene. Andiamo avanti. Adesso dobbiamo formare delle frasi con il sostantivo e con l'aggettivo. Dice macchina rossa. Rossa. Qual è l'articolo di macchina? Articolo di macchina? Rosso. Qual è l'articolo? La. 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 La macchina è rossa. E macchina rossa. E rossa. Bene. Casa bella. Come sarebbe? Casa bella. La casa è bella. La casa è bella. Pesci piccoli. Pesci piccoli. Pesci piccoli. Plurale maschile, eh? Pesci. I pesci. I pesci, molto bene. E piccoli. Sono piccoli. Sono piccoli. I pesci sono piccoli. Libri nuovi. Libri nuovi. I libri sono nuovi. Libri. Sì, ditelo, ditelo. I libri sono nuovi. Sono nuovi. Ristorante italiano. Ristorante italiano. Del ristorante è italiano. No. Attenzione che è singolare, eh? Maschile. Il ristorante sono italiano. Italiani. Il ristorante è italiano. Il ristorante è italiano. Seguente. Vestiti moderni. Vestiti moderni. Vestiti moderni. I vestiti sono moderni. I vestiti, molto bene, sono moderni. Perfetto. Zio giovane. Zio giovane. Lo zio è giovane. Molto bene. Giovane. Lo zio è giovane. Perfetto. Andiamo a fare degli esercizi. Facciamo degli esercizi. Per fare degli esercizi andiamo al nostro blog. Lì abbiamo tanti esercizi. Allora, il numero uno l'abbiamo già fatto. Vi ricordate? Il numero due l'abbiamo già fatto. Adesso andiamo al numero tre. Allora, aiutatemi per favore. Vediamo.
Complétate con el verbo essere. Tú. Sei. Sei bello. Noi. Siamo. Siamo. Siamo italiani. Voi. Siete. Siete americani. I libri. Sono nuovi. Sono nuovi. Io. Sono studenti. Uno studente. L'italiano È facile. è facile. Facile. Verifichiamo, molto bene, 100%. Molto bene. Bravi, bravi, brave, brave ragazze. Andiamo avanti. Completa le frasi secondo l'esempio. Dice: Carlo è a Firenze. Carlo e Franco sono a Firenze. Allora, dobbiamo vedere il verbo essere. Dipendendo dal soggetto, dipendendo dal soggetto. Voi siete a Napoli. Andrea, virgola. Questa virgola sta indicando tu, sta dicendo tu. Andrea, tu Sei, sei a Milano. Milano. Perfetto. Tu sei in Italia. Voi Siamo voi siete siete germani. Il signor Gianni è professore. I ragazzi ragazzi sono studenti sono studenti. Io sono in classe. Noi siamo a casa. Voi siete spagnoli. Tu sei sei argentino. Argentino. La porta è rossa, la porta e la finestra. No. E rose. E rose. Sei. Sei o sono? Sono. Sono, sono rosse. Molto bene, questo era l'esercizio numero 4. Vediamo l'esercizio numero 5. Ah, vediamo. Articolo determinativo. Bene, però questo lo faremo in gruppi. Questo lo faremo in gruppi. Va bene? Entrate per favore nei gruppi. Vado ad inviare l'indirizzo scusa, su WhatsApp. Entrate nei gruppi e risolvete questo esercizio. Entrate nei gruppi e risolvete questo esercizio. Va bene, come è andato? Daniela, Pilar, come è andato? Bene. Alla fine dell'esercizio avete messo controlla per verificare il punteggio? Quanto è uscito il punteggio finale con il controlla? Daniela, Pilar, quanto è stato il punteggio finale? O non avete. Cien. Sì? Avete premuto? Ah, già, Cien. 100, 100, molto bene. Cien. Cento. Cento. 100, molto bene. Attenzione, ragazze, supponiamo che tu sbagli, supponiamo che tu hai un errore, tu puoi ricominciare di nuovo. Tu puoi iniziare di nuovo e fare ancora, così puoi ottenere il 100%, va bene? Però mi avete detto che avete ottenuto un 100%, non c'è problema. Allora, vediamo. Cominciamo. Nuria, numero 1, Francia. Nuria, numero 1.
Qual è l'articolo di Francia? Nuria. La Francia, molto bene. E adesso Daniela, casa. La casa. Bene. Pilar, uscita. L'uscita. Va bene, ci sarebbe bene, però inizia con vocale. A posto. L'uscita. L'uscita, molto bene. Nuria Stivale. Lo stivale. Molto bene. Vestito. Daniela. Il vestito. Sì, Velgio. Pilar. Il Belgio. vestito. Il Belgio. Molto bene. Bagno, Nuria. Il bagno. Molto bene, il bagno. Daniela, Spagna. La Spagna. La Spagna, molto bene. Calcio, Daniela. Scusa, Il ca Pilar. Pilar. Le calcio. No, calcio è maschile. Il calcio. Il calcio. Molto bene. Attenzione. Quasi sempre, non sempre, quasi sempre quando finisce in A è femminile. La Francia, la casa, l'uscita, la Spagna. E quasi sempre che finisce in O, quasi, non sempre, quasi sempre che finisce in O è maschile. Il vestito, il velgio, il bagno, il calcio. Quasi sempre, non sempre. Va bene? Molto bene. E dobbiamo sempre osservare che ci sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articoli determinativi. Ognuno con la propria regola. Bene, andiamo al seguente. Però attenzione, il seguente esercizio, che è l'esercizio numero 6, lo faremo in gruppo, però mi inviate per favore la foto del 100%, d'accordo? Mi inviate la foto del 100%. Bene, adesso cambiamo gruppo. Sì, cambiamo gruppo. Entrate per favore nei gruppi e mi inviate la foto. Per favore, del risultato. Pilar, ¿sei en un computer o sei sul cellulare? Computer. ¿Mi puoi, puoi condividere il tuo schermo? Psicologo, psicologo, sì, psicologo. Lo psicologo. Lo psicologo, molto bene. Lo Libro. psicologo. Il libro. Pagina. Porta. La pagina. La porta. Stati Uniti. Gli Stati Uniti. Aereo. L'aereo. Zio. Lo zio. Lo zio. Lo Italia. zio. L'Italia. L'Italia. Museo. Il museo. Verifichiamo. Molto bene. 100%. Guardate, 100%. Bene, andiamo avanti. Che esercizio viene adesso? Esercizio numero 7. Esercizio numero 7.
Adesso andiamo uno a uno. Daniela, il bicchiere. Maschile. Come sarebbe il singolo. Plurale? Maschile. I bicchiere. I bicchieri. I bicchieri. Il bicchieri. Molto bene. Pilar, la giornata. Pilar. Le giornate. Sì, molto bene. Le giornate. Nuria, lo zaino. Lo zaino. Saini. Molto bene. Daniela, l'americano. Le americane. No. E maschile. Gli americani. Gli. Gli. Perché consonante, vocale. Perché vocale ti devi dire ti. Gli. Bene, Pilar, la finestra. Finestre. Le finestre. Nuria, il pesce. I pesci. I pesci. Daniela, la notte. Le notti. Bene, molto bene. Pilar, per chiudere, il pezzo. I pezzi. I pezzi. Controlliamo. Molto bene. Qui c'è plurale irregolare. Attenzione, plurale irregolare. Il turista. Come sarà questo? Il turista. I turisti. Molto bene. I turisti. Bene. La foto. Le foto. Le foto. Perché una parola abbreviata. Abbreviato. La città. Le città. Le città. Le città. Le città o le città? Le città. Le città. Le città. Le città. Perché? Città. Perché la è accentata. Quando la vocale finale è accentata non cambia. D'accordo? Si mantiene uguale. La città, le città. Seguente, lo sport, plurale. Il sport. Gli. 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 Sport. Bene, perché non cambia? Sport. Finisce in conso? In consonante. L'ipotesi. Ipotesi. Sì, molto bene. Quando finisce in ipotesi. Il test. Il test. Il test. Il cinema. Il cinema. Il problema. I problemi. I problemi. Problemi. Perfetto. Professor, disculpe, perché sì. Non cambia cinema a cinemi? Ah, perché è una parola accorciata, abbreviata. Ma una buona, interessante la tua domanda. Entriamo nell'approfondimento grammaticale e vediamo. Quella domanda. No, questo no. Guarda. Sostantivi invariabili con vocale finale accentata. Caffè,
città, università, eccetera. Sostantivi che finiscono per consonante. Sport, film, bar. Monosillabici. Re, sci. Finiscono in ie. Serie, specie. Che finiscono in i. Crisi, analisi, ipotesi. E qui, i sostantivi abbreviati. Abbreviati. La foto, le foto, l'auto, le auto, la moto, le moto, la bici, le bici, il cinema, fotografo, sarebbe la parola completa, il cinematografo, i cinematografi. Però, come abbiamo abbreviato la parola, il cinema, i cinema. Va bene? Ecco la risposta. Prego, Grazie. prego. Molto bene. Bene, ragazze. Qui abbiamo i numeri. Questi numeri, per favore, li dobbiamo memorizzare. D'accordo? Spero che già le sappiate, no? Sapete questi numeri? Sì, no? Comunque, andiamo a ripassare. Dall'1 al 10. Ripetete. 1, Uno, 2, due, 3. tre, Attenzione alla doppia consonante. 4, quattro, 5, cinque, 6, sei, 7, sette, 8, otto, 9, nove, 10. dieci. Molto bene. Daniela, il tuo cellulare. Oh, però vado, non registrerò questo.